Grazie a tutti, buona permanenza a Montevergine, pentitevi in tanti di voi, emendatemi, confessatemi, soprattutto al ritorno non vi mettete tutti nella mia carrozza, se no arriviamo a mare direttamente sulla spiaggia di Santa Rosa. Grazie a tutti. 5 anni fa andò male, perché questa volta dovrebbe andare meglio? Voi portate proprio seccia, ma non è che siete collaboratori di Report della Sventurelli? Migliore dice inopportuna la candidatura di De Luca, ieri da Avelino Cozzolino ha detto al suo posto avrei fatto un passo indietro. Ma mi volete provocare stasera? Io considero inopportuno solo opportunismo. E anche la stupidità, per la verità. Lei sa quello che diceva Goethe, non c'è nulla di peggio di una ignoranza attiva. Credo di averle già chiarito che a me della legge Severino non interessa proprio niente. Non mi fa né caldo né freddo, come glielo devo dire. Per me se la possono tenere impacchettata dov'è. Chi le rimprovera un rapporto troppo stretto con i cosiddetti ex cosentiniani, ci saranno nelle liste, che rapporto c'è? Ma che gente frequentate voi? Ve la fate con i malviventi? Perché non frequentate gente un po' più selezionata? Chi è che dice sti imbecillità? Ad esempio la Carfagna. Chi è? Chi è? Che dice la Carfagna? Dice che De Luca sta imbarcando i cosentiniani. E chiedete a Carfagna, non lo so da dove prenda queste notizie, non so che cosa abbia fumato negli ultimi tempi. Ma quale perversione anima il suo animo? No, se di fronte ad una mezza battuta che uno fa per alleggerire il clima, se si ricandida, diciamo, lei sta pensando addirittura da una mezza battuta alle conseguenze, poi, ma perché non vi rilassate? Andatevi a fare qualcosa. Allora no, aspetta, ma voi veramente allora... non state bene. Fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Un po' di terapia, ma vi volete rilassare? Ma adesso. Senta, no, Mastella. Ma che vuoi, Mastella, Dio lo abbia in gloria. Io intanto esprimo. Intanto non era controsenso, perché se è consentito, lei vuole fare il dibattito politico e le sto rispondendo, perché alla guida della mia macchina è un agente della polizia locale, dunque non c'è nessuna violazione di nessuna regola. Non c'è violazione di nessuna regola. Se vuole fare il dibattito, si accomodi con qualcun altro. Se vuole l'informazione, gliela do. Se me la fa completare e ha la pazienza di farmi parlare, gliela completa. Si passano le giornate a fare i tweet. E ogni tweet significa mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo da perdere, perché fare la riunione con il gruppo di comunicazione, poi devi decidere l'argomento, poi devi decidere dove ti devi mettere per fare la ripresa, poi ti devi mettere il maglione, i carabinieri, i poliziotti, gli spazzini, gli infermieri, non so che maglione. Io volevo venire con un giubbino questa mattina, mi volevo presentare con un collo di pelliccia, o famo strano, diciamo, volevo farlo strano pure io. E vi sembro uno a cui fare domande sulle alleanze, le controalleanze? Se parlate con me, mi dovete parlare solo di cose concrete. Qui a sta viniera per terra, no, una ricetta troppo stronzata. È vero, io sono un pacifico quello. C'è il sostegno da parte del PD, lei è convinto del sostegno, perché ancora, questo parlare, vabbè, però... ancora continuate a raccontare palle, dai. Dovrebbero andare in conclave tutti i pallisti che abbiamo in questa regione, è una cosa sconvolgente, la quantità di invenzioni, di supposizioni, di complotti, di imbecillità, è sconvolgente. Io non so dove si trova tutto il tempo per fare queste cose. Da questo punto di vista abbiamo una grande soddisfazione. Come potete vedere quotidianamente, siamo gli unici che continuano a lavorare per i cittadini, anziché per inventare i complotti. Comunque, se mi propongono di fare, anziché il governatore della Campania, il governatore della Banca d'Italia, io sono d'accordo, ci vado di corsa. E c'è qualcuno che, come dire, ci consola con i suoi tit fino a mezzanotte, mi hanno detto.
abbiamo la consolazione di avere un ministro dell'interno che sta consumando la separazione dell'Italia, la secessione dell'Italia, che ogni notte ci manda un tweet. Mi hanno fatto vedere, io non li vedo, il mio responsabile dell'ufficio stampa, mi ha fatto vedere gli ultimi due tweet. Questa sera broccoletti e radicchio. E noi lo ringraziamo per l'informazione, così dormiamo sereni. L'altra sera, buona focaccia a tutti. Questo fa il ministro dell'interno. Quello ha girato con i giubbini di pelle. Ma voi pensate che in un paese serio del mondo uno del genere potrebbe andare in giro per le strade d'Italia senza essere coperto di ridicolo? L'ultima che mi hanno raccontato, l'ultimo tweet, io avverto la nostalgia dei gettoni telefonici. E che c'è? Ma questo è da disturbo mentale, turbe mentale, i gettoni telefonici. Io però ho capito, l'ho detto alla trasmissione, ho capito poi tante cose anche di questo Salvini. È perché uno che torna a casa la sera e si mette a cercare i gettoni telefonici anziché fare... Avete capito tutto. E mai era inevitabile, non ha niente da fare. Posso ammazzare. Cari ragazzi, che Dio vi protegga, diciamo così.